Ma che è questo? Il gatto puffo slow motion. Ma brutta musica. Vabbè, ma completamente. Sono stanco. Scusami. Anch'io, Anna. Non so, c'è qualcos'altro che mi fa oggi, boh, non lo so, devo mettere la latrina dietro, devo mettere un paio di mutande e buttare per terra, non lo so, una parrucca. Ben ritornati, ben ritornati su Minecraft Boys and Girls. Ben ritornati. Eccoci qui in una nuova sfida di case, yuhu, che ci mancava. Oggi costruiremo la casa del gatto pufo contro la casa del banana cat, il gatto banana. Anna, tu farai il gatto banana insieme a Mr. Kagami addosso, no! E io farò invece il gatto puffo house insieme a Mr. Pisciami sotto. Ma che cos'è sta roba? È la pipì. Ma non è pipì, questo è budino. Se la mette, fai vedere. Fate controllare. Ammuffito. A schifo. Partiamo, dai ragazzi, andate a costruire. Addio, per conto vostro. Andiamo a vincere. Allora, fratello, cosa cazzo? Hai visto? Hai visto quanto sono pronto? T'ho già messo le mura, Lion! Qua, chi ha tempo, non aspetti tempo! Va bene, ho capito, però io non ero ancora entrato, insomma. Vedi, lasciami entrare. Pronto, eh? Va bene, non ero pronto, adesso sono pronto anch'io, sto sul pezzo e partiamo immediatamente, ragazzi miei. Allora, tu ti dedicherai all'esterno di fare questo bellissimo torso di gatto puffo e però, quando io te parlo mi devi ascoltare. Hai ragione, scusami, ti devo guardare. Con c'hai quella ragione, veramente. Porchettina, no! Di tua mammina, no! Schifezza. No, lasciamola in pace. Ragazzo mia mamma. Mio, devi fare la testa del gatto puffo sopra un mezzo tronco del gatto puffo. Mi raccomando, la testa, mi aspetto un bel cappellone che abbia sopra quella capocchia Lion, sua. Per sì. Il cappellone enorme, sì. Mi ispirerò alle mie chiappe. Ma sì, ho una sfida, conta il tempo. No, hai ragione, mi sbrigo pure mentre dico queste ma cavolate. Ma io non lo so, ma come il cavolo sei nato tu, come sei sopravvissuto, so tutti questi anni, è incredibile per me. Ragazzi miei, ci dedichiamo subito a questa cucina del gatto puffo, perché voi dovete sapere che lui ha un ristorante. So che questa cosa sorprende, ma il gatto puffo fa così, sì, cucina lui, non lo sapevi, Alex? E che cosa cucina di solito? Fa questa sburuppa, la chiama così, la sburuppa di funghi, che è la sua, il suo piatto preferito, la sua pietanza del cuore, la fa in due gusti. La sua specialità, praticamente. C'è il sapore al cioccolato e il sapore pulita. Invece dipende cosa tu preferisci, ma fa schifo in entrambe le declinazioni. Quindi non c'è dubbio. Ma come fai a sapere? Tu hai assaggiato naturale, questo piatto? Non posso mica giudicare le cose senza averle provate. Privi, No, me ne privo. Poi siccome fa schifo il gatto puffo, allora sulle pareti gli ho messo anche dei funghi attaccati al muro, così belli, bellissimi, che fanno poco igienico, però ma chi se ne frega, tanto. Ma io lo so a che servono questi. I clienti quando hanno fame e non arriva il piatto fanno e ne staccano un pezzo. Ma quella è tua mamma madre che si attacca alle cose, bravo! Nei muri. Ho capito, capito. Tua mamma una volta ha trovato un buco nel muro e lei cioè si è messa davanti. Voleva ripararlo. Voleva ripararlo. Ok, giusto, è brava, ha fatto bene. Però dal buco nel muro è uscito che un gatto marrone. Così, che schifo, no, Alex. Sì, dobbiamo bippare tutto qua. Terribile, Alex, tua madre che si mette a fare queste cose. E costruisci in fretta, che sei fermo d'ora. Stavo scrivendo perché sapevo che avresti detto qualcosa di gravissimo. Gravissimo. Non è accettabile. Non è accettabile. No, stregato. No, no, io non lo voglio più. Stregato, io non lo voglio più. Cioè, non è possibile. Allora, stiamo a fare Dio il gatto mio, banana. Che il stupido banana idiota strecheato. Cosa ci servono? Ci servono le banane. Dove sono le banane? Non lo so, perché se le ciulate tutte e tre. Sono nel suo di dietro. No. Sì. Ma le che stavo mangiando. Stai zitto e sottomettiti. Non è accettabile. Come ti permetti di esistere? Mi dispiace, è stato così. Chiedilo a mia madre. Chiediglielo un po' che cosa deve aver fatto un patto col diavolo per nascere una schifezza come te. Incisivo. Tira fuori le banane dalle chiappe, come hai messe? Dove le hai messe? Schifezza. Era nel mio ripostiglio. E non fare arrabbiare Anna. Non lo fai, fare arrabbiare a me proprio. Costruttore di deformità ogni volta che si fa. No! Si possono guardare le cose che fa stregato, ragazzi miei, lo sapete anche voi, brutto idiota. Adesso andatevene, però, che noi qui stiamo costruendo. Ecco, bravo. Va bene. Allora, Alex, come vedi, non io non ho qui mica tempo da perdere con loro, non come stai andando, non Lion? Io sto andando molto bene, sto riempiendo
questa zona della casa del gatto Puffo con i corpi delle persone che ammazza, perché lui è cattivo. Quando mai? Ma perché? Non ce n'è mai uno buono, però, non ce n'è mai uno buono. Fanno tutti schifo, è proprio così. Ma dove sono questi corpi? Ve lo dico io, dietro il retrobottega, dietro la cucina. Perché così lui, la gente che arriva per mangiare non li vede, capito? E rimane a mangiare nel ristorante. È stupido, è intelligente questo, Certo, è un gatto Puffo, Il gatto Puffo tipicamente è intelligente, non come l'Alex Nauz che... Cosa vorresti dire? Tipicamente. Sono stupido? No, è un'altra la parola. Qual è la parola? Dai, dilla. Demente. No! Perché tu dementi in giro, dementisci, capito? È una cosa che è una puzza di demenza. Mamma mia, a tuo confronto, i vecchietti nelle case di riposo che gli dicono signore, lei è rimbambito. Ma in realtà loro sono molto più intelligenti di te, sono molto più sul pezzo di te. No, non ci posso credere, ma cosa vai dicendo? Io sono uno bravo, poi. Invece fai schifo. Ma tu mi porti sempre perché sono il più bravo. No, io ti porto perché così la mia vittoria ha un valore in più. Perché io ho vinto nonostante la tua presenza. Però c'è una cosa che mi sta a far arrabbiare. Dillo subito. Vieni qua per favore, amico mio. Immediatamente lo faccio. Allora, c'erano sti piatti che io ci volevo mettere dentro i funghi, ma non me li mette dentro i funghi. Me dai l'altro piatto, quell'altro piatto che magari in quell'altro ce vanno i funghi. Immediatamente. Ecco, bravo, però sbrigati, ecco qua. Allora io intanto ecco questi funghi li metto in frigo. E così li lascio, non li posso mettere manco. Ma i funghi che... Ma che è questa discriminazione con sti funghi? Che non si possono mettere da nessuna parte. Ma neanche qua. Ma neanche qua. Ma cosa c'è contro i funghi? Ma i funghi, Lion. E i funghi, c'è più. Mangi i funghi. Che miseria, i funghi. E qua questi? Manco questi, non si possono mettere da nessuna parte i funghi. No, vabbè. Ma basta, ma niente, i funghi, non si mangia nulla alla locanda del gatto. Metti la zuppa di funghi. E mettimi la zuppa di funghi, sei tutto pisciato, te tengo in cucina. Lo so. C'è denunciano adesso, perché c'è disigiene qui. Ma poco igienico io, arrivano, ci fanno chiudere. Ci fanno chiudere. Ci sbattono fuori, gatto Puffo. A gatto Puffo. Ascolta, però te ti devi sbrigare, E io mi sto sbrigando, però Lion, io sono in alto mare se tu mi chiami qua, Ah, quindi è colpa mia. No, assolutamente. Mi è uscita male. Quindi è colpa mia. Se tu sei indietro con i lavori, è colpa mia. No, Lion. Adesso ci penso io, sapete cosa facciamo? Ci abbiamo il nuovo fumetto in uscita il 25 ottobre. Il 25 ottobre, in tutte le librerie, che voi già potete preordinare da ora, sia su Amazon sia in libreria, e avete il link in descrizione nel primo commento, perfettamente. Vedete che c'è qui sulla copertina Alex Nauz, ma noi lo possiamo prendere, cancellare, sostituire con Stregatto. Quindi non avremo farlo, due Stregatti, uno qui e uno qui. Ragazzi, però voi non preoccupatevi di queste diatribe interne, ricordatevi le storie da eroi, andatelo a cercare il fumetto nuovo, forse il più bello di tutti, che racconta la nostra avventura più fantastica, la Failcraft, no, meravigliosa, e in più la cosa più bella, la cosa più bella è che dentro avete anche una carta omaggio di Horda, se lo preordinate, che è bellissima ed è unica, la potete avere solo preordinando il libro. Sai il valore? Cosa sta aspettando? Preordinatela immediatamente, edizione limitatissima. Cioè, ragazzi, diventa una cosa rara che avrete voi e basta, una cosa unica che vi invidieranno, perché magari uno se lo compra dopo, rispettabile, e no? Dopo magari non ce l'ha. Ma non ce l'ha più. E quindi voi invece ce l'avete, dite: "Ah, io guarda che cosa c'ho io". No, la carta epica. Carta unica. Unica solo per chi la prende con il libro Le storie da eroi, ragazzi. Però adesso concentriamoci sulla costruzione, perché non vorrei che magari questa volta, sai, ho visto Stregatto un po' agguerrito oggi, curiosamente. Ma cosa stavi dicendo, che si è cacato addosso lui? Sì, beh, cacato addosso è sempre, però mi sembrava più agguerrito del solito, non vorrei... Sì, ma lo sai, anch'io sono agguerrito e posso tirare fuori tutto quello che c'ho in me per agguerrire Stregatto. Ma tu avevi detto che ti sentivi in difficoltà poco fa, però, Quando è stato? Hai detto tu, hai detto che è per colpa mia che io ti chiamavo e quindi... Ah, è vero. Eri in alto mare. Non mi ricordo già più, Lion. Me lo ricordavo io però, fratello. Ma potevi venire a vedere se vuoi i dettagli del viso. Comunque, del gatto Puffo. Non vorrei aggravare la situa, no? Però anche io qua mi sento un po' in alto mare, Ma oggi non è la nostra giornata, probabilmente, fratello. Ma non è possibile, noi è sempre la nostra giornata, perché noi vinciamo sempre. Invece oggi sembrerebbe che potremmo avere della difficoltà nella vittoria, ma non è nulla perduto. Fammi vedere che cosa. Traio, c'è un problema. Alex fa schifo. Di nuovo, cosa, Alex, è bruttissimo. Anna va fermata. Anna, è cosa? Non è vero, qualunque cosa ti sta, non è vero. C'è un liquore alla banana che non so dove l'ha tirato fuori. Anna,
Non è vero, è solamente un menzognero, non lo farei mai. Le bottiglie vuote. Anna, non è vero, l'ho bevuto solo un goccinino. No, Anna, ti fai trasportare dall'idiozia di stregato. Ho capito che fa schifo averci a che fare, però non ti dare al bere per questo, hai capito? Ho capito, però c'è pure tu, no? So. Come fai a sopportarlo so, ma, se no? Ma guarda che anche il mio. Guarda che mi sento. Stai zitto, tra un po' non sentirai più niente. Comunque, anche il mio non è che è molto meglio, sta a fa una roba. Ma cos'è un concetto di liquore alla banana? No, no, grazie. Oh, Alex, fa schifo sta roba. No, schifo, ma è bellissimo. Alex, bellissimo. Fai il cappello, no? Cappello molto grande. Come, molto... non ho capito bene come. Dai, zi. E poi è grasso, Alex. Perché è così grasso? Vabbè, ma è giusto perché ha mangiato tanti troppo funghi. Grasso, te. Stai provando tutti i funghi. Dovrete andarvene, scusate, per favore. Va bene, ce la chiamo io. E anche in fretta, perché state cacando. E sono andati. Bravo. Allora, fammi vedere, perché secondo me lo possiamo attrinzare. Sicuramente possiamo migliorarlo con i tuoi consigli. Tu fai magici. Il bel cappellone, perché secondo me quello cambia. Molaion sarà enorme il cappello, ma proprio grasso. Bravo. E io ti faccio vedere che cosa sto facendo io. Se riesci a continuare, magari io. Posso vedere, Oh, certo, vedi? Ma sei un genio! Perché così sembra che c'ha un po' di pantalone, magari stretto, e gli snellisce il giro vita, capito? Così. Ma sei un genio, Lion. Ma cosa? Dove hai studiato tu? Costruzione all'Accademia della Costruzione di Minecraft. Roba esclusiva. Meraviglioso. Io ci sono andato, lo sai, non mi hanno voluto. Non ti hanno voluto, ma mica perché sei stupido, perché fai proprio schifo. Però... una roba che non si può guardare. Infatti, tua madre, ieri sera, mi ha fatto una telefonata lunga. Madonna, quante me ne ha dette su di te. So, vita, morte e miracoli di quella schifezza di vita che hai passato tu. Una roba te la racconta. Ma dovresti compatire un pochettino, ma se vuoi io ti compatisco, però non so. Grazie. Ti va bene? Oh, mi piace che la gente mi compatisce. Ah, vivi di questo. Che schifo. Sì, esatto. Ma non è bello, Alex. Tu dovresti riscattare te stesso invece. In che senso, tipo? Fammi un esempio. Se tu adesso vinci contro Stregatto di brutto, Tu ti sei riscattato, hai capito? Ti sei riscattato. Ah, Lion! Che c'è? È uscito la gara che è in me. Adesso mi riscatterò di brutto e Stregato. Lo schiaccio con le chiappe. Faccio così, body slam. Bravo, questa è l'energia giusta. Ascolta, mi servirebbe. Guarda che dettaglio, vai dimmi. No, nulla da te. No, ok. Aspetta, ti faccio vedere che ho avuto una mezza idea, secondo me. Aspetta, Allora, vieni a vedere. Cos'è? Che tipo gli facciamo i denti, no? Beh, certo, è dentuto. Ti piace o sembra... Beh, no, è bello, ti giuro, lo rende più cattivo. Però che se tu dici che non c'è sta, non glielo mettiamo, Guarda, questi due che sono un po' così, magari no, gli altri sono Perché belli, pensavo che ci stavano bene, che magari... Se però a te non piacciono, guarda, gli volevo fare anche un pochino bellissimo. Così, capito, così. È sul baffo questo. No. Non è. Ma che fagli però i baffi? Il gatto puffo. Ho capito, ma se glieli facevamo in quel punto era il gatto. Oh, ti giuro, lo volevo dire. Non era da dire. Segna. Segnare. Ale. Si può dire nulla? Niente. Vabbè, ecco qua. Così va bene però. E sembra quello della birra, vedi? Che carino. Sì, quello. Eccolo qua. È quello volevamo dire noi, Ma guarda invece i dettagli del cappello funghesco che ha. Sì. So io cosa gli... Ho capito che cosa c'è che non va. Ma porca miseria. Era una banalità. No. Ma magari... Mi picco. Ma sei un genio! Ma guarda che così è un'altra cosa! Ma io sono proprio deficiente che non ci ho pensato! Lo avevi fatto e sembrava morto, sembrava. Così è più bellì. Madonna, quanto è brutto! Mamma mia! Uscito da un horror! Vabbè, parliamoci chiaro, ma cosa avranno fatto loro, dai? Ma cioè, infatti loro il gatto banana, ma dove è la banana? Però io nell'interno, Alex, ho bisogno di aiuto perché non me la sto cavando troppo bene. Ma cioè... Lion, ma dimmelo prima, io ho già preparato una GIF! Ah, ok! Un poster di lui. Ottimo. Allora io ho messo proprio lui. Ho messo il gatto puffo qui al bar. Bello il gatto puffo. Ma ne metto pure più di uno, perché lui giustamente si gusta. Questo è uno stand bar dove vai, stai in piedi, mangi. Tipo all you can eat, capito? Ti servi da solo, appoggi il cappello sul tavolo. È tipo buffet. Buffet, bravo, buffet. Ma stanno mangiati le zuppe e le funghi, non ci stanno più. Ma per quello è perché tu ne hai messa una, te lo giuro. Ma non dire cagate, ma non è vero. E allora te le sei mangiate tutte, Erano buone, ma non c'è pazzo che non sei altro, guarda, non provi vergogna per le cose che fai. Allora, ho messo tanti gatti puffi. A questo punto metterei
Le GIF, Lion, le GIF, sì, dimmi dove, sì, metterla. Sì, sì, aspetta, adesso te lo dico. Allora, ma guarda, fantasia tua sulle pareti, secondo me, Ma un po' così. Piccolo, però. Questo pure è piccolo. Ma che so, sti lampadari schifosi, non so. Gatti puffici questi lampadari, facciamo così. Ma no, se non sono gatti puffici, via, subito. Senti, no gatto puffo, niente. Mi fai una catena che sorregge il candelabro? Assolutamente sì, ti, ma assolutamente sì. Bravo, qua, bravo, fai che io te metto. Sì, bravo, velo. Oh, olè. Bravo. Fino al... muoviti. Un'altra. Mamma mia, più guarda, qua. Vai, dimmi. Un'altra. Bravo, ancora. Bravo, perfetto. Un'altra ancora più qua, magari, dove tu pensi. Bravissimo, qua, siamo una squadra. Ma guarda! Bello, ha cambiato così. Da così a così, fisionomia completamente rinnovata. Belle anche le immagini da te posizionate, non male. E anche le GIF ti piace, è molto bella. Bello, eh? Quello è un puffo, non gatto, ma è solo un po' pazzoide, bello, però. Lo stesso, ci piace ugualmente, non male. Nell'esterno, secondo me, c'è ancora bisogno di qualcosa che potremmo aggiungere, però, non so allora, che cosa. Io so che sulla schiena lui ha un vero grappolo d'uva. No, non è un grappolo d'uva, fratello. Quello lì è una lumaca. Ah, sì. Ha una lumaca sulla schiena, sì. Che problemi c'ha per avere una lumaca sulla schiena? Se la porta per magnarsela, capito? È la sua, è la snack. Allora, gliela faccio io, tu mi... Va bene, io, guarda, ti controllo. Ecco, però sai cosa devi fare tu che mi supporti, così? Sì. Gli devi fare la lumaca, perché quella è molto difficile da fare. Ah, sì, ho capito, non ti preoccupare. Beh, la riesci a fare, tipo qua, penzolante da qui, da questa parte del... Così. La faccio subito! Vedi, nella parte che... Ma senti, ma la faccio io, vai a dedicarti ad altro, me la cavo, va non bene, ho bisogno. Non ti preoccupare, Lion, non ho ti bisogno, non ho bisogno. Ma tu sei un pro. Non ho bisogno, so fare la miglior lumaca, ragazzi miei, nella esistenza. Lion. Il tempo stringe però, fratello, dovremmo aver finito. E non ormai ce l'abbiamo più tanto, ma noi più o meno abbiamo quasi finito, ma secondo me, Lion... Loro no. Loro sono lontani anni luce. Tan troppo forti, troppo forti. Poveri idioti, Ecco qua, ho fatto la lumaca, io gli sembra... faccio un po' il pettorale, perché lui ce l'ha un po'. Come te ne pare della lumaca che gli ho fatto io? Secondo me è perfetta. Ma è bellissima! È bellissima, è semplice ma è essenziale. È proprio lumachesca. Sì, il pettorale non è male, gli posso... Mi permetti di fare un poco di... Fai quello che tu vuoi. Aspetta, un poco di capezzolino per il gatto puffino. Ecco, beh, qui. Ovvio. Beh, normale, non sappiamo... Non vogliamo sessualizzarlo, ragazzi, ci mancherebbe. Oh, è forzuto altro. Lui, È forzuto, si vede un po' il tutto e il resto... Oh, non riesco a... Vabbè, non viene. Alex, ho fatto danno. No, lo faccio io? È mia madre questa, anche lei talvolta, però. Inganna, no! inganna. E niente, ma ho preso. Ma è una bravissima donna. Pronto! Cosa succede qui, Siete diventati in difficoltà. Stai zitto, stregato, sei una schifezza. Io un po'. Non ti permettere. Ma cosa? Dai, prima l'hai detto che faceva schifo. Lo sbucciatore personale di banane qua. Fa schifo proprio. Stai zitto, devi stare zitto, devi stare. State piangendo? Siete in difficoltà? Mamma mia, cosa non ti ho fatto, state riuscendo per il levo di no, 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 va bene così, va bene, va bene, va bene. Abbiamo finito! Noi sì! Voi avete finito? Non è vero. Ascolta, guarda, voi è finito. Voi sprecate il tempo, solo fiato, allora. Venite qua, dite... Guarda che il tempo è finito. Pizziga, pizzinna, pizzona, è finito il tempo. È finito il tempo, pizzini, pizzoni. Dai, bisogna... Bisogna visionare. Ah, che bello visionare. Ti facciamo piace gli ultimi dettagli. Stai zitto, idiota. Basta. No, per favore, basta. Basta, ha detto. Hai sentito, basta. Alex? Non vuole più parlare con noi. D'accordo, no, vattene allora. No, ti prego. Senti l'unica cosa che ho. Allora. Oh, che vorresti di scusa? Che vorrebbe dire? Non intendevo quello. Cioè, io... è stato come fino adesso. Non gli è piaciuto. Non ti è piaciuto, pizzino, pizzone. Io amo tutti, vi voglio tutti nella mia vita. Ragazzi, sì, è finito, dovete finire. È finito. Sei finito, forza. Tira giù la parete e basta. Via la parete, Lion. Vabbè, tiriamo giù sta parete. Beh, però, cacchio. No, brutto. Dio mio, che brutto. No, allora, il vostro è una cagata che non si può allora, guardare. Il nostro è bellissimo. Il vostro è una cagata. Pare che gli ha preso qualcosa di malissimo. Al vostro è venuta la diarrea e è morto. È un cadavere. Non credo proprio. Guarda, stai che zitto e muori. Allora, bellino il dettaglio della faccia, del loro, un po' carino. Ma però... non è vero, là, ma è infatti, ma è stata. Cioè, allora, quel coso non ci sembra un gatto, manco. Ma invece sembra. Te l'ha costruito un gatto. È meraviglioso, guarda lì. È stupendo. Stai zitto. Allora, lo
dico, sembra un elfo, sembra un goblin. Non ti aprire. Cosa hai detto? Cosa hai detto? Cosa hai detto? Cosa hai detto? Idiota. Ma come si permette questo di aprire la bocca? Chiedi per Striscia. Mi dispiace, scusate, posso tornare? Più strisciante. Più strisciante. Vuoi tornare, streccato? Te lo permetto io di tornare, ma perché no, è vero, sembra un goblin. Mi dispiace. Sei disgustoso. Ma che buffo. Hai esitato. Non puoi. Bigna bogna. Allora, vediamo l'interno di questo gatto banana, dai. Allora, come bello, vedi qua c'è il bananeto. Abbiamo già preso tutte le banane, ovviamente. Prego. Oh, bello il gatto banana qui dentro. Bello tutto, non male, dai. Vedi, allora qui ha sbucciato un botto di banane. La maggior parte le ha sbucciate strette. Immaginavo. Immaginavo. Sono lesto con le mie mani. Oh, stai zitto! Imbecille. Ok, molto. Non difendere. Vi ho sentito, arca miseria, lo sapevo. Ti hanno cercato di difendere nei commenti, stregato. No. Vogliamo dirgli di smetterla, per favore? No, non fatelo, perché a me piace quando lei non fa così. No, non ti deve piacere, perché ti sto sgridando, perché sei antipatico. Scherzo, non mi piace, però mi difendete perché non lo merito. Aia, mannaggia. Imbecille. Bello comunque, Anna, un po' banale. Qua c'è la distilleria, vedi, serve per fare, fa il cocktail, come si dice, il liquore alla banana. Hanno due piani, Alex. Certo. Anche noi, no. Ma il nostro è tutto concentrato. Guarda, neanche la gif funziona qua. Guarda. Dove? Qua non funziona. Ma male. Che cagata male. È qui, Ma che è sta cagata? Chi è stato? Quell'idiota è stato. Stato lui è stato, sei Anna, lui, stai tranquilla. Lui. Tu sei stata brava, lui ha rotto bravissima, tutto quell'idiota. Che schifo che fa. Ha stregato, anche a te fai schifo. Oh, non però! Non ti palesare così all'improvviso che mi fai schifo! Gli hai fatto il jumpscare! Vabbè, ma no! Ah, l'ho visto di nuovo, Alex! No, dobbiamo. Lo vanno, se vuoi lo vanno. No. Venite a vedere la nostra invece, qua c'è la freccia che indica dove devi entrare, che è un pisello del gatto puffo. No, perché? Che schifo! E dall'esterno potete vedere che meraviglia, col suo cappello fungo lì, bellissimo, e tutte le venature, i capezzoli duri, è uomini. Vero, che bella venatura! Ah, meraviglioso. L'interno lascia un po' a desiderare, perché forse no, mi è ero bellissimo. Un po' arrugginito dalle sfide di casa e non ne facevamo da un po', e allora forse ho perso qualcosa. Che è sto schifo qua? È un cappello del gatto puffo. È cappello! Ah, scusa, pensavo fosse... Oh, a te chi t'ha invitato? Chi cacchio t'ha invitato? La ammazzo un gatto puffo! No. No. Ha ammazzato un gatto puffo. Ma questo arredamento murale sono dei funghi. Bello. Crescono i funghi nel gatto puffo. Sì. Ok. È un fungo. Volendo puoi appenderci il giubbotto. No, non me lo indosso, però. Oppure se grazie. Sei la mamma di Alex, lo vedi al muro e inizi a fare go. Perché? Gli piacciono i funghi. Vuoi entrare? Grazie. Non ti ho detto che puoi. No, ho chiesto se posso. Prego. Porto tante banane. Non mannaggia. Te sta zitto. E basta. Per il resto non abbiamo altro. Ci sono un po' di corpicini lì, perché il gatto puffo fa la roba velenosa. Però per il resto giusto. È tutto qua, insomma. Bello. Mi rendo conto che ma poteva essere meglio. Ma è il più importante che hai fatto te. La lumaca dietro, ragazzi, perché è il bastone con la lumaca. Ma hai aggiunto un dettaglio. Oddio, ma è bellissima. Non male, non che male. Carino sto ramo. Stai zitto. No, il ramo l'ho fatto io, però, effettivamente. Grazie, Estrella, grazie. Scusa. È un bel dettaglio. Bene, quindi a questo punto sta a voi. Dovete decidere voi chi ha costruito la miglior struttura tra la casa gatto banana o la casa gatto puffo. Ve le faccio rivedere. Sono molto belle entrambe, ma una delle due è più bella, la nostra. Quindi dovreste votare nei commenti. E già che ci siete, dovete anche andare subito, per favore, a preordinare il nuovo libro Le storie da eroi. Che vi piacerà tantissimo, un fumetto, un sacco di illustrazioni, un sacco di pagine di avventure da leggere, bellissime, tutte colorate, vi piacerà da morire. E se lo preordinate in fretta, vi beccate, anzi se lo preordinate punto, vi beccate la carta unica Lion d'oro. Per oggi però ci fermiamo e Lion out!